Innanzitutto sul maggior disavanzo che è emerso dal conto consuntivo, dallo schema di conto consuntivo approvato dal commissario per circa 16.183.216,63. Questo maggior disavanzo si aggiunge al disavanzo determinato in fase di riaccertamento straordinario, che è pari a 21.703.267,20 e ripianato per circa 723.442,24 in 30 anni. Quindi significa che nel bilancio del comune giace questo debito da ripianare nei bilanci dal 2018 per tutta la durata dei 30 anni. Quindi già è presente questo debito da ripianare, quindi a questo debito dovrebbe aggiungersi questo ulteriore disavanzo di 16.183.000 da ripianare in più esercizi. Quindi, poiché non è ripianabile nell'esercizio 2018, non è ripianabile nel triennio, non è ripianabile visto l'entità per la durata della consiliatura, avendo verificato i presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto, riteniamo che questa sia l'unica strada da percorrere. I presupposti sono evidenti, innanzitutto dall'utilizzo dei fondi vincolati del comune e quindi dal mancato reintegro di questi fondi al 31 dicembre 2017. Questo è sintomatico di un utilizzo di fondi per spese correnti e quindi per coprire anche i servizi indispensabili del comune, per garantire i servizi indispensabili. E, oltre la problematica relativa all'utilizzo dei fondi vincolati, emergono una serie di liquidazioni, oltre 16 milioni di liquidazioni, in attesa di pagamento, al netto delle fatture pervenute al comune e quindi da liquidare ancora. Oltre questo c'è un'elevata massa debitoria relativa a debiti fuori bilancio, in particolare a debiti che sono maturati nell'ente senza seguire le corrette procedure tecnico-contabili. Questo ammontare di debiti fuori bilancio è pari ad un importo relativo evidenziato dai revisori dei conti pari a 8.623.075,36. Il problema è che questi 8 milioni sono stati applicati, cioè sono stati coperti nei bilanci 2018, 2019 e 2020, che sono bilanci non in equilibrio per le criticità relative agli accantonamenti dei fondi che si ripercuotono anche sui bilanci di previsione. E soprattutto sono stati inseriti in questi bilanci senza un accordo con i creditori. Ciò fa sì che il comune è esposto, qualora sono presenti titoli giuridici, e quindi c'è un aggravamento di una situazione finanziaria. Aggravamento di situazione finanziaria che di palmare evidenza, soprattutto, esemplifico uno di questi debiti, è un debito di circa 2.600.000 ed è un lodo che esecutivo nel 2018, ma la cui spesa è stata imputata nel 2019 e 2020, quindi è stata rateizzata impropriamente una spesa che va in competenza nell'esercizio 2018. Inoltre abbiamo anche dei solleciti da parte di altri dirigenti agli uffici preposti per gli stanziamenti di determinate somme, ulteriori 1.400.000 di debito fuori bilancio segnalati successivamente al conto consuntivo. C'è anche un problema di garanzia prestata dal comune relativamente ad un contratto di mutuo, contratto nel 2007, dove c'è una società che non versa regolarmente le rate dal 2015 e il comune è stato oggetto di una comunicazione di diffida a versare all'Istituto Credito Sportivo 2.650.000. Un'altra serie di criticità di cassa, anche relative alla impossibilità di trovare un tesoriere che è disposto a garantire il servizio del comune. E poi i crediti, come ha detto prima, Sì. cioè i contenziosi, voglio dire,
i contenziosi per oltre 20 milioni, il ritardo nelle tempistiche per i pagamenti, tutte motivazioni che abbiamo indicato in delibera e che soltanto col dissesto verrà evitato di aggravare l'ente di ulteriori somme, di ulteriori problematiche, quindi per noi è l'unica strada da percorrere. Okay. Il debito complessivo quindi si attesta su quei 60 milioni, il debito proprio complessivo dell'ente intendo. Il debito va fatto una sommatoria tra disavanzo, tra i debiti del comune nei confronti dei creditori che ammontano a 134.748.816, di cui 50 milioni relative a spese correnti di bilancio, quindi spese personale, pubblica illuminazione, servizi di dispensa e quant'altro, e 80 milioni di spese in conto capitale. Quindi la consistenza dei debiti è evidente nel conto consuntivo. Questo è che ti ho detto al 26 ottobre 2018, mentre al 31 dicembre 2017 i debiti del comune ammontano a 123.666.067,78. Quindi siamo in linea. L'indebitamento, diciamo, si chiama indebitamento. No, questi qua sono proprio i debiti. Si chiamano debiti. I debiti nei confronti di fornitori, nei confronti di imprese, nei confronti di terzi, che ti ripeto, quelli al 31 dicembre 2017 ammontano a 123.666.067, di cui 40 milioni relativi a spese correnti e 76 milioni a spese in conto capitale. E invece i crediti? I crediti. Dico subito. Allora, i crediti ammontano a 158 milioni, però dei 158 milioni i crediti relativi alle entrate correnti ammontano a circa 90 milioni, di cui dei 90 milioni circa 51 milioni sono quelli oggetto di accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto ritenuti di difficile e dubbia esazione. Non so capito. Tenuto conto che sui crediti ci sono problematiche di riscossione e ci sono anche segnalazioni del MEF nell'ultima relazione in merito all'elevata massa di residui attivi, quindi di crediti, e ulteriori problematiche relative ai residui attivi, in quanto il MEF nella propria relazione espressamente indica che c'è un'iscrizione in bilancio di residui attivi privi di idoneo titolo giuridico giustificativo. In estrema sintesi, invece, come sembra di capire, il dirigente quindi non ha posto il suo parere su questa delibera, ha presentato la relazione, la consulenza, diciamo, in sintesi, perché secondo la parte dirigenziale si potrebbe attuare questo piano di predissesto, mi sembra di capire. Sì, il piano di predissesto, il dirigente sì, in questo parere dà atto che è possibile percorrere un piano di predissesto, però leggendo il parere, come dicevo i vostri colleghi, sono ulteriormente confortato sul fatto che questa è l'unica, del dissesto è l'unica strada da percorrere, che leggo nero su bianco che il comune di Avellino si trova in uno stato di squilibrio strutturale. Quindi mi chiedo, cioè oggi si evidenzia questo squilibrio strutturale e parliamo di dissesto. In passato si diceva che i conti erano in ordine e si parlava di predissesto non attuato. Cioè si rischia quindi di prorogare l'agonia con un piano di predissesto eventualmente, tenuto come conto della sempre massa da quella parte. Tenuto conto della massa passiva, circa
15 anni il periodo per il recupero di questa massa passiva, quindi è un recupero, è un periodo di tempo abbastanza lungo, e ci sono delle casistiche di comuni che hanno avviato il predissesto e dopo anche un paio d'anni sono stati costretti a dichiarare il dissesto. Quindi anche questo è un aspetto da non sottovalutare, perché il predissesto, così come affermato più volte dalla Corte dei Conti, non può rilevarsi un escamotage per non dichiarare il dissesto, tenuto conto delle conseguenze dell'uno e dell'altro. Assessore, quindi concretamente Marotta vi ha indicato questa strada fornendovi questa relazione, ma sotto la delibera di giunta, quindi non c'è proprio il parere di regolarità contabile? No, il parere c'è il parere di regolarità contabile di Marotta nella direzione della... di contabile c'è il parere di Marotta nella direzione che ci siamo detti, mentre il parere di regolarità tecnica è stato fornito dal segretario comunale, che ha avuto modo di prendere cognizione della situazione in cui si trova e verso il comune, tanto è vero che in più occasioni è capitato che mentre si discuteva con lui bussano alla porta creditori del comune, quindi... giornalisti ieri, mentre stavo. Ma politicamente vi intestate però la dichiarazione di default. Questo è un merito vostro, che avete condotto l'operazione Verità in fondo? Insomma, potrebbe, temete anche che si possa rivelare un boomerang, perché c'è chi dichiara come dirigente che non ce n'erano i margini. No, noi stiamo facendo il nostro dovere fino in fondo nell'interesse della città e nell'interesse dei cittadini. E il tempo darà ragione su quelli che poi effettivamente è la situazione di questo comune, che è un comune in cui non ci trovavamo neanche un elenco delle strutture utilizzate dalle associazioni. Dopo 3 mesi finalmente è pubblicato in amministrazione trasparente, ne abbiamo parlato più volte, e vi invito a vedere, a leggere questo elenco, a leggere i punti interrogativi presenti in questo elenco. Quindi è una cosa che non può essere concepita da un'amministrazione pubblica, che su determinate strutture c'è questo punto interrogativo, si sa chi lo occupa, c'è il punto interrogativo sul contratto. Leggete questo documento, così avrete anche modo di anche a me dare delle notizie per capire come... Allora, il punto interrogativo è perché manca la documentazione, non è stata trovata. Questo qua verificheremo, però per me non è, ripeto, non è concepibile avere degli immobili, delle strutture immobiliari di proprietà del comune con un elenco, con una serie di punti interrogativi. Quindi bisogna dare una risposta a quei punti interrogativi. Vi invito a leggere questo elenco. Adesso alla valutazione della vostra delibera passerà l'attenzione dei revisori dei conti. Sì. Qualora i revisori dei conti dovessero sposare in qualche modo il parere della ragioniere capo? Per noi questa qua, per noi questa è la linea, quindi non andremo avanti su questa linea. Prendiamo atto di quelli che sono. Quindi. Di quelli che sono. Di quella che sarà l'analisi dei revisori dei conti. I revisori dei conti si esprimeranno sulle cause che hanno dichiarato il dissesto, e sicuramente forniremo ulteriori elementi ai revisori dei conti. Lei resterebbe al suo posto? Ecco, questa è la mia domanda, perché nei giorni scorsi si vociferava che in caso di anche i revisori dei conti, insomma, avessero consigliato il predissesto o non il dissesto. Questo qua lo valuteremo. Tecnicamente quindi va bene, il consiglio di sabato eventualmente si dovesse riunire, ci sarà una sorta di informativa all'aula relativamente a questa decisione con la delibera alla mano, quindi 20 giorni revisori a partire da oggi, quindi verosimilmente entro fine novembre dovrebbe arrivare in aula. Sì, compatibilmente con la tempistica dei revisori dei conti, che comunque saranno chiamati a redigere una relazione complessa
tenuto conto che sono stati nominati da poco e quindi non hanno la piena connessione, così come noi non avevamo la piena e stiamo acquisendo la connessione di ciò che c'è sotto i numeri. Sì, assessore, però volevo chiederle, visto che tempi alla mano si potrebbe arrivare a fine mese, entro il 25 c'è da calendarizzare una mozione di sfiducia verso l'amministrazione, sì. In caso di caduta dell'amministrazione per la mozione, il dissesto potrebbe essere portato avanti dal commissario che potrebbe subentrare? Ormai il nostro è un atto, sì, voglio dire... il nostro è un atto, il commissario se subentrerà e prenderà le proprie decisioni sulla base di quello che è il nostro atto, di quello che è il parere del responsabile, di quello che sarà il parere delle misure del governo.